10.000 casi di coronavirus in Toscana e più di 1.000 morti, precisamente 1.004. Sono i dati che più di tutto il resto saltano agli occhi scorrendo il bollettino che la regione ha diffuso oggi. 18 le nuove positività emerse dall'analisi di poco più di 4.000 tamponi e che portano il bilancio alla cifra tonda di 10.000. 6 le vittime, 5 uomini e una donna con un'età media di 82 anni. Le ultime 24 ore aumentano il quadro confortante per la provincia di Prato. 2 nuovi casi, totale 557 e nessuna vittima, con il bilancio che dunque resta fermo a 45. La Toscana si conferma al decimo posto in Italia per numerosità dei casi, 268 ogni 100.000 abitanti, e all'undicesimo per tasso di mortalità, 27 vittime ogni 100.000 residenti. Ulteriori segnali di forte speranza arrivano dalle guarigioni, che sono il 3,7% in più di ieri. Altre 252 persone sono completamente guarite o divenute asintomatiche dopo essere state curate. Al momento in tutta la Toscana sono 7.119, il 71,2% dei casi, i guariti, mentre i pazienti ancora affetti dal virus sono 1.877, l'11,3% in meno in appena 24 ore. Uno sguardo anche alla situazione negli ospedali: 210 ricoverati, 13 meno di ieri, 41 dei quali in terapia intensiva. Per i ricoveri totali si tratta del punto più basso raggiunto dal 12 marzo.